Ovunque sono uomini che pregano e soffrono. All'indomani della proclamazione di Giovanni XXIII come patrono dell'esercito divampano le polemiche. Diversi vescovi italiani non ci stanno e mal digeriscono la scelta caduta sul Papa Buono del disarmo e della pace. Tre prelati critici, l'arcivescovo di Pescara Penne, Monsignor Tommaso Valentinetti, che si dice in sintonia con il presidente di Pax Christi, movimento che lui stesso ha guidato, definendo un'assurdità l'accostamento tra la figura di Papa Roncalli e le forze armate, tra il pontefice dell'enciclica Pacem in Terris, che denunciò ogni tipo di guerra e invocò il disarmo e l'esercito. D'altra parte, Angelo Frigerio, vicario generale dell'ordine militare, ricorda come Roncalli sia stato mai pentito, prima militare di leva, poi cappellano dell'esercito, ma la scelta continua ad essere avversata da gran parte della Chiesa, definita inopportuna ed anche offensiva, dice Monsignor Vincenzo Amadio, parroco della Chiesa di San Pietro Apostolo a Pescara. Ma io penso che oggi l'esercito non ha certamente lo stesso obiettivo di un tempo, però rimane per sempre qualcosa di offensivo. Papa Giovanni, l'ultima sua enciclica che ha pubblicato è La Pace Mintare, si è speso per la pace. Ora farne l'emblema anche del patrono dell'esercito direi che è una mossa non opportuna. Papa Giovanni ha sofferto molto nel tempo della guerra fredda, della contrapposizione tra il blocco comunista e l'Occidente, soprattutto nel momento in cui c'era il rischio di una guerra mondiale dopo la Baia dei Porci, un evento in cui gli americani negli Stati Uniti avevano complottato insieme con la CIA un'invasione per deporre Fidel Castro, e fu una vicenda dolorosa che non ebbe nemmeno buon esito. Dopo si cominciò una contrapposizione molto violenta in quell'area e si rischiava una guerra mondiale. Il Papa Giovanni ha molto sofferto quella situazione e certamente si è adoperato perché le due forze in contrapposizione deponessero le armi. Farne il patrono dell'esercito mi sembra che sia un'operazione non opportuna.